Più il tempo passa, più gli ospiti, come potete vedere, aumentano. Diamo il benvenuto a Marco Trionfante, Accademia Attori, Cristiano Corradetti, musicista, e Danilo Amici, attore. Eccoci qui, ci parleranno tutti del Festival Novart. Abbiamo tante altre date, assolutamente da segnare, amici a casa, nel calendario, perché dovete assolutamente partecipare. Marco. Sì, allora questa rassegna teatrale Festival è partita già ormai da qualche mese. Gode del sostegno del Comune di San Benedetto, che ringraziamo sempre per averci dato questa opportunità. E gode del patrocinio di Asso Artisti e ha già svolto delle date molto importanti. C'è stata una compagnia che è venuta dalla Calabria, dei professionisti, Teatro P, ha fatto uno spettacolo bellissimo nel Parco Voitila di San Benedetto. C'è stato uno spettacolo teatrale molto importante al Teatro Concordia, dove non posso di nulla perché c'ero io, insomma, non, magari Cristiano può dire il grande successo che abbiamo avuto. Lo possiamo raccontare. Sì, sì, c'è stato un incontro di cinema con Marco D'Amore, sempre a San Benedetto, come ospite dei critici cinematografici, quindi abbiamo fatto teatro, danza, cinema, stand art. Adesso ci saranno altri appuntamenti. Il 9 abbiamo Blu, di Opera Ballet, uno spettacolo molto importante, il 9 luglio, Palazzina Azzurra, ma prima del 9 abbiamo anche l'8 luglio, come mi ricordo. L'8 luglio, sempre alla Palazzina Azzurra, con Danilo Di Paolo Nicola, grandissimo organettista di fama internazionale, che farà uno spettacolo molto particolare, perché mette insieme la musica tradizionale nostrana, il saltarello, in un percorso che arriva fino al jazz. Mi piace. Quindi tutti a ballare. Tutti a ballare, ascoltare. Tutti a ballare, musica di qualità. 8 luglio, Palazzina Azzurra, 9 luglio, Opera Ballet, e poi c'è un 22 agosto, sì. Possiamo anche non parlarne, dicevi Marco. Perché vabbè, diamo qualche anticipazione, poi torniamo e li ricordiamo, ogni sì, tanto ci venite a trovare. Il 22 agosto potete anche evitare, ecco, se avete altri impegni potete... Venite tutti a casa mia. Ci sarà il maestro Cristiano Macaroni Blues Trio, è un progetto in cui valorizziamo la grande musica italiana in chiave blues. Così spingiamo gli amici del Piemonte a venire a San Benedetto del Tronto. Assolutamente sì. Portiamo turisti, così. Assolutamente. Turismo musicale, come si dice. Tu che cosa ci porti oggi, Danilo? So che è una sorpresa per noi, non mi ha detto niente, quindi io non mi... Sì, e non la vogliamo sapere. No, non vediamo l'ora, ovviamente. Sì, è una, come dicevo io, è una sorpresa, ma perché volete ascoltare la mia storia? Come? Ci siamo già incontrati? Ci siamo già simpatici? Sentite, ve lo dico subito. Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E per essere chiari, questo non è un film da "Oh, quanto mi sento bene". Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, beh, allora fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in un niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me, io una visione ce l'ho già. Sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV, tutti molto felici di fare chiacchiere completamente disinformati, morale, scienza, religione, cultura, amore, sport, i vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cavolo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno, allora meglio non vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, il tapirulane, l'elettrocardiogramma, la mammografia, la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola e avanti con un'altra generazione di idioti quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato. Mio padre si è suicidato perché i giornali del mattino lo deprimevano. E lo potete biasimare? Con l'orrore e la corruzione, l'ignoranza e la povertà, e i genocidi, e l'AIDS, e il riscaldamento globale, il terrorismo, quegli idioti dei valori della famiglia e quei maniaci delle armi. L'orrore, come dice Kurz, alla fine di Cuore di Tenebra. L'orrore. E beato lui non distribuivano il Times nella giungla, se no l'avrebbe visto l'orrore. Ma che si può fare? Leggetevi di qualche massacro nel Darfur, di uno scuolabus fatto esplodere e poi attaccato, oh mio Dio, l'orrore. Poi girate pagina e finite le vostre uova di gallina ruspante, perché tanto che si può fare? Si è sopraffatti.
Anch'io ho tentato di suicidarmi, ovviamente non ha funzionato. Ma perché mai volete sentire queste cose? Cristo, avete già i vostri di problemi. Sono sicuro che siete ossessionati da un gran numero di tristi speranze e sogni, dalle vostre prevedibilmente insoddisfacenti vite amorose, dai vostri falliti affari. Ah, se solo avessi comprato quelle azioni, se solo avessi comprato quella casa, se solo ci avessi provato con quella donna, se questo, se quello. Sapete una cosa? Risparmiatemi i vostri avrei potuto, avrei dovuto. Come diceva sempre mia madre, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza. Mia madre le ruote non le aveva, aveva le vene varicose. Eppure la signora ha partorito una mente brillante. Mi hanno preso in considerazione per il Nobel per la fisica. Non l'ho ottenuto, però si sa, è tutta politica, come ogni altra finta onorificenza. Detto tra noi? Guarda, non crediate che io sia amareggiato per qualche batosta personale. Guarda, per gli standard di una insensata e barbarica civiltà sono stato piuttosto fortunato. Ho sposato una bella donna che era ricca di famiglia. Per anni abbiamo vissuto a Beekman Place. Insegnavo alla Columbia teoria delle stringhe. E non sono finito su un ombrellone. Sì, sono finito su quel maledetto ombrellone. Mesi di ospedale, imbecilli di dottori. Guardate, guardate come zoppico. Non avevo mai zoppicato prima. Intanto ho divorziato da Jessica. Mi sono trasferito al Village e ho detto basta. Tiro avanti alla meno peggio insegnando gli scacchi a degli zombie incompetenti. Più importante di come mi guadagno da vivere è perché mi prendo la pena di vivere. Certe volte non riesco a dormire, gironzolo per Mott Street spiegando ai cretini che anche se ce n'è uno alla Casa Bianca, un negro non riesce a salire ancora su un taxi a New York. Finito, bravo. La prossima volta però lo vogliamo allegro questo monologo, ti prego. Questo un po' è... Ma ce li porti troppo tristi. Questo è l'inverno magari, quel tempo brutto così. Certo, cioè ci vuole qualcosa di allegro. Sì, sì. La prossima volta lo vogliamo allegro, te lo oggi dico. Oggi vi ho voluto sorprendere con questo, che era questo tratto, era dal film Basta che funzioni di Woody Allen. Sei stato bravissimo, senza dubbio. Comunque io direi di contrapporci un pochino alla tristezza con un po' di allegria. Con un po' di allegria. Sì, adesso parliamo di allegria. Va. Parlando di allegria, io volevo proporre un brano, ecco, vista la tua presenza così gentile, volevo proporre un brano, diciamo, un po' malinconico. Sì. Che parla un po' di malinconia, però è un brano d'amore. Vabbè, almeno. È un brano d'amore, penso che lo puoi accettare. Ecco, io intanto prendo un attimo il leggio. Sì. Serve una chitarra. Dobbiamo cercare qualche musicista, se c'è qualche musicista. C'è un casting. Giusto. Casualmente abbiamo qui Cristiano. Allora, faccio una piccola premessa. Ecco, dedico questa poesia ovviamente a chi soffre per amore, i tanti uomini che sono stati lasciati, sono un po' delusi. Ci occupiamo di voi, amici, perfetto. A casa, siamo con voi sempre. Perfetto, e questo canto d'amore, ecco, lo dedico a te, ecco, rappresenti il genere femminile, il meraviglioso genere femminile, quindi ti dedico questa canzone. Grazie. Ho solo bisogno dell'aiuto nel corretto che c'è, che è semplicissimo. Bisogna cantare, cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Dicelo allora, prima. Facciamo il ritornello. Facciamo il ritornello, lo facciamo sentire così. Facciamo sentire. È un canto malinconico, è un canto malinconico. Va a incuriosire gli anni e va a incuriosire gli anni. La fresca aria che stimola, la fresca aria che stimola, che pare odor di zagaro, e che pare odor di zagaro. Che canto malinconico, e che canto malinconico, con ogni cuore tenero e con ogni
ogni cuore tenero di chi è poveri ascoltano ricchio, poveri ascoltano sto canto così languido e sto canto così languido. Oh, hey. Oh, 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 oh. Attenta, perché è l'ultima strofa questa, la più importante. Afrodisia con Ettore. Mignorio tu grandissima, mignori tu grandissima. Col canto malinconico e col canto malinconico ti incuterò quel fremito e io ti incuterò quel fremito. Oh, 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 oh. Molto, molto, molto. L'ho visto. Abbiamo qualcos'altro da fare per il repertorio? Vogliamo fare una canzone tutti insieme? Dobbiamo fare questo, visto che abbiamo la chitarra. Ci siamo sciolti un pochino. Estiva, gentile richiesta. Che cosa possiamo fare? Una cosa così a non caso? Lo so, però mi dovete dare il testo, perché io non mi ricordo niente. Il testo non c'è. Una che conosco anche gli amici a casa che ci seguono. Sapore di sale. Sapore di sale. Dobbiamo fare sapore di sale. Facciamo sapore di sale, sì. Facciamo sapore. Chi arriva? Bene. Ecco, sapore di sale. Per sapore di sale, è arrivato il sole. È arrivato il sole. Pronti per cantare? Ma la sai? Certo che la so. Certo. Sono venuta qui per questo. Bene, allora aspetta, troviamo innanzitutto il testo, perché non eravamo pronti. Visto che abbiamo i potenti mezzi, per fare questo. Noi improvvisiamo. Come nei più classici karaoke, direi, il cellulare è un grande aiuto. Ecco, esatto. Ma tu ce l'hai il cellulare? Quindi, vallo a prendere, fai così, te la ricordi, la sai, la conosci. Vabbè, a me datemelo. Allora, come scaldiamo la voce innanzitutto? Facciamo una prova di... Sì, riscaldamento vocale. Possiamo partire così a secco, che facciamo? Guarda, c'è due esercizi proprio semplici. Posizionati da qualche parte, Alessandra. Sembra un fantasma migliore. Eccoci. Dietro la chitarra. Due esercizi veloci, sì. Molto semplici. Ecco, facciamo gli esercizi, sì. Sapete fare la lettera R? R. Esatto. Perfetto. Con questo si scaldano le corde vocali. Allora, quante volte lo facciamo? Facciamolo più volte. Ancora? Sì, perché dobbiamo scaldarci. Scaldiamo. Si fanno seriamente. Possiamo farlo di solo. Ok, allora. Anche gli amici a casa, approfittate. Adesso cantiamo la canzone del sole. Se avete un fono, poi potete scaldare anche contemporaneamente dall'esterno. Ci interfono il balcone uguale. Allora, uguale. Poi ce n'è un altro, invece per le labbra, simile. No, certo. Ci sei quasi, brava, hai studiato. No. Sei preparata. E che è questo? È come da bambini facciamo... Non mi riprendere. Questo è più difficile. Proviamo. Il respiro. Non si possono associare gesti se uno direi vuole. Che dopo questa preparazione non possiamo fare brutta figura, non possiamo suonare perché adesso non abbiamo Facciamolo presentare a Danilo questo Danilo presenta queste grandissime attrici, grandissime cantanti. Danilo dai. Danilo forza, facciamo fare un po' il esatto pompa giudice pompa un sacco. Quindi gentile pubblico che ci seguite da casa, a gentile richiesta sapore di sale. Canta Ludovica. Sì. Con Ludovica e Alessandra. Il resto niente, non c'è. Dirige il maestro. Solo le donne. Dirige il maestro Cristiano Corradetti. E con Marco Trionfante. Esatto. E tu che fai? Tu fai parte del coro? Del coro. Sì, e mi associo ovviamente anch'io al coro. Vabbè, allora, ok. Siamo stati presentati tutti, possiamo andare.
Faccio un giro così che prendete confidenza con la tonalità. Io posso anche ballare. Sì, 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 ballate, ballate. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Fantastici. Vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il tempo è diverso, diverso da qui. Poi dei giorni che passano vitri e lasciano in bocca il gusto del sale. Dimmi nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino, vicino, vicino. Ti lasci cadere. Più vicino, più vicino. Così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di. Ma dai, ci facciamo un altro applauso. Speriamo che gli amici non hanno cambiato canale, ma io sono fiduciosa, quindi io propongo un altro brano. Che facciamo? Decidiamo sempre così al momento, eh? Facciamo qualche proposta, poi ti diciamo. Sì, lo devi trovare sempre. Questa è una cosa impegnativa. Ecco. Dai, un'altra cosina. Una cosina frizzante. Così, frizzantina. Vabbè, vogliamo andare, vogliamo andare nel mondo napoletano? Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? La sapete o facciamo sempre con l'aiutino da casa? L'aiutino da casa, l'aiutino da casa faccio subito. Il problema è un pochino la stroppa, però mi fido di voi. Vuoi fa l'americano testo. Poi non dite amici che non vi facciamo compagnia, eh? Non ci dite questo, perché noi non lo accettiamo. Qui sul canale 79 in Abruzzo. Poi si può fare la scena, ti butti nell'acqua e tra le mie braccia con lei. Ti butti. Che siccome siamo, insomma, facciamo teatro, bisogna. Ne vorrei approfittare. Sì, insomma, vabbè. Quindi il prossimo brano tu vuoi fare l'americano. Tu vuoi fare l'americano. Quindi ripresenta. Ripresento. Il bravo conduttore. Ripresento. Okay. Ripresento. No, abbassa un po' le pretese. Sì, sì. Io faccio risultato. Di anticipo che faccio solo il ritornello. Okay. Quindi dopo il grande successo di Sapore di sale, adesso tuo fa l'americana. Siamo cantano, voi. Cantiamo tutti quanti insieme, Ludovica, Alessandra, Marco e Cristiano, dirigono l'orchestra Cristiano Corradetti e Marco Trionfante. Bello. Signore e signori, tuo fa l'americano. L'ho fatta più suonata di così, non la potevo fare. Dai. Posso rifare? Posso ricominciare? Perché mi è rimasto un po' il fringuello, capito? Porte casulo uno stemma rete, la cupulella qua vi si è raizzata, passa scampaniando pettulele. Tu puoi fare l'americano, americano, americano, se da me chi non fa fa, tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, puoi sentire disturbare, tu a ballo rock and roll, non gioca a baseball, ma i soldi becca a me, chi te li dà, la borsetta di mamma, tu puoi fare l'americano. Americano, americano, americano. Pa, pa, pa.
Sannati in Italia, se da me non c'è sta niente a fa, ok Napolitano, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Suggerisca, suggerisca. Come da ma da memoria. Come da bocca vi chiedo bene, si tu la parla mezza americana, a pizzo, un marollo. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da vena capiti, I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o te senti disturbata, tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi le becca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente a fa, ok Napolitano, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Ma abbiamo due napoletani, io non avevo considerato che abbiamo due napoletani, quindi non so di adozione. Di adozione. Ormai, ormai adottivo, sì. Noi capito, sì, sì. Ci abbiamo provato. Non era nostra pronuncia. Io di mio ballavo, fatto bene, accompagnavo la musica. Ho avuto qualche difficoltà, sono onesta. Quindi basta anche la presenza. Fatemi vedere che punto ci abbiamo messo questi insieme. No, ce la facciamo a fare l'ultimo pezzettino. Vabbè, siete cosetta. State bravissimi, vabbè, siamo stati bravissimi. Siamo stati bravi. Con un grande direttore. Vabbè, quando però, c'è un buon direttore è ovvio che funziona. Io seguo anche una poesia, una dedica di una poesia. Va bene, allora facciamo una poesia e poi chiudiamo e poi chiudiamo musica. Con una canzone. Bene, sì. Poesia, okay. Ci rilassiamo un attimo, amici, anche per voi, ci dovete un attimo riprendervi, perché sicuramente gli amici hanno cantato con noi, eh? Assolutamente, sicuramente. Sono convinto. È pure meglio che io. Mi ho meglio di me sicuramente. Però è bello la musica, perché comunque unisce, no? Ti metti lì, cioè, a prescindere da come canti, altrimenti non potevo cantare, ballare, fare niente. Beh, diciamo allora, una cosa anche culturale. Sì. Diciamo che il teatro è musica, la recitazione è musica. Mario Soldati diceva che bisogna ospitare il fantasma inventato. E per ospitare il fantasma inventato ci vuole la musica. La musica è vita. Assolutamente. Sì. Allora, adesso come anche la recitazione è vita. No. Voglio dedicare una poesia molto triste. Personale anche. Personale. Che hai scritto tu? No, non l'ho scritto io. ha scritto un grande autore, un omonimo, scherzo. Comunque è una poesia molto bella questa, è dedicata ad un amico che tutti noi, vabbè, non voglio anticipare nulla, dico solo che è dedicata ad un amico, è molto forte, molto passionale, va bene? Con un piccolo sottofondo proverò a recitarla nel migliore dei modi. Sottofondo tipo? Dammi un indizio. Un sottofondo lento. Lento. Lento, nostalgico. Nostalgico. La nostalgia. Vabbè, la cosa allegra la prossima settimana? Sì, sì, questa, sì, sì. Questo è forte, attenzione, anche da casa. Tutto allegro, non vi conviene. Se potete già prendete qualche fazzoletta o qualcosa, perché c'è da piangere. Dedicata ad un amico. A te, che da bambino chiamavamo Cicci, Cicciola, Pisellino. A te immagino un giorno con tristezza, piegato dagli anni e dalla stanchezza. A te, costretto dalla sorte, a star con me fino alla morte. A te che mal sopportavi il vizio di usare la mano per tenerti in esercizio. A te in certe occasioni così cinico e vile, in altre grande a premiare la mia vanità maschile. A te che in certi momenti ti avrei ucciso per essere venuta senza preavviso. A te quando mi hai costretto a fare anche quando non ci volevo stare. A te
ridotte in miniatura, proprio quando c'era da fare bella figura. A te, amico umile e puro, che la mattina ti svegli inutilmente duro. A te, amico di ogni strapazzo, a te, mio adorato. Finita. Sì, musica, musica. Non commentiamo la immaginazione, andiamo avanti. Spero che non vi siate commossi. Dovevate... Allora, no, vi aspetto venerdì a questo punto, perché trattiamo queste tematiche. Santo. Sì, sì. Allora, che cosa cantiamo per chiudere questa volta? Come chiudiamo? Come ci vogliamo riprendere? Così non era bello chiuderla. Comunque così. Ci siamo commossi. Io non avevo il fazzolettino, poi ho preso una parte di abito. E lì a casa brilla. Beh, guarda, mi sono commosso pure io. Dammi un po' del fazzoletto. Allora, cosa, come chiudiamo? Hai qualche idea? Parte con una canzone allegra, così. E ecco. Questo prima parlavamo di emozioni, di sentimenti. Sì. L'attore, cioè come il chirurgo, il cardiologo, cioè deve operare nel cuore dello spettatore attraverso le proprie emozioni e i propri sentimenti. Sì. E l'attore deve avere le tre S. Fai tu circa la canzone e fai. Diventate tu. Mi organizziamoci un attimo. Scusa, Danilo. Ma tieni un po' il pubblico che noi decidiamo cosa fare. Tu sì, sì. È amico a te. No, io non lo conosco perché. Allora, dammi un indizio, dammi una vocale, così nel frattempo. Scegliamo la canzone. Una vocale. No, vabbè. La canzone. Ah, la canzone. Il titolo. Da casa, suggerito. Un'estate al mare. Un'estate al mare? Sì. Un'estate al mare. Dopo non sappiamo le strofe, c'è qualcosa di più. Più conosciuto. Anche perché c'è gli ombrelloni uni, che è pericoloso. Siamo vicini a dopo la poesia. Dopo la poesia. Dopo la poesia. Ma che so, una classica canzone del sole? Vogliamo fare? Le bionde trecce, che azzurra, bella. Demodè, troppo demodè. No, alle mie ci piace, tanti ci chiedono canzoni così, quindi ci piacciono anche a noi, quindi è aggiudicata. E lì non ci serve neanche il testo, immagino. Metti per sicurezza. Metti il testo. Per sicurezza mettiamo. Non dà le cose per scontate. Sì, sì. Mai. La tecnologia ce lo permette. Andiamo in faccia alla realtà. Eccolo. Ludovica metteva qui il telefono, ma ci vuole la lente di ingrandimento perché da dietro la prossima volta portiamo il copo. Improvvisiamo così, quello ma che sì, ci viene facciamo. Ma questa dai, la sappiamo tutti. Vabbè, vabbè. Facciamo bella energia. Aspetta, rifacciamo un attimo, scadiamo un'altra volta la voce, un attimo con le... Questo possono fare anche accelerare. Non siamo qui giovani, andiamo piano. Senti, ma la scena del bacio con lei la dovevamo fare oggi? Non lo so, sì, penso di sì, come no? Sì. Dopo. Pronti? Sì. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no. Oh no! Paura, dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianche in fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh, my.
allora. Le showgirl. Le showgirl. Adesso vi diamo lo showman. Adesso amici, state tranquilli perché vi facciamo riposare qualche minuto. Abbiamo un po' di pubblicità, poi ci riaccendiamo perché è arrivato il momento del talk. Quindi torniamo di nuovo agguerriti solo per voi. Pubblicità.